dalla prima idea, quella che si associa immediatamente a Civita, cioè Civita è la città che muore, come dice anche la prima tabella che non sono queste, la prima tabella che si trova in città, Civita, Parese che muore. Con questo festival noi vogliamo presentare una Civita diversa, noi vogliamo presentare una Civita che è viva, e da qui è partito anche il nostro hashtag che accompagnerà questa e tutte le altre edizioni del festival, che è viva Civita, quindi Civita è viva. E per una città, per essere viva, ha bisogno di cittadini, ha bisogno di gente che la viva. E come diceva il sindaco, oggi a Civita ci sono 4 residenti storici più tante altre persone, quindi abbiamo più tanti turisti. Quindi abbiamo chiesto a tutti coloro che hanno Civita nel cuore di diventare cittadini di Civita. Non potevano essere qui fisicamente, quindi abbiamo chiesto loro di fare un'adesione virtuale con un'iniziativa che parte da una richiesta di residenza che si fa attraverso un video dove si dice: io vivo a Civita perché Civita è viva. E per lasciare un segno tangibile, questa volta vero, i residenti virtuali regalano un libro che verrà poi tenuto in una apposita sezione della Casa del Libro. L'ultimo cittadino è Pino Amendola, che è qui in prima fila, che poco fa si è dichiarato cittadino virtuale di Civita e ha regalato Scarpe Diem, storie di scarpe straordinarie. Prima di mandare un piccolo video con le prime persone che si sono dichiarati cittadini di Civita, voglio chiedere al sindaco un benvenuto per tutti loro e che poi verrà montato sul video. Bene, dunque un benvenuto dato con slancio e determinazione ai nuovi cittadini culturali, tutti coloro che donano qualcosa del proprio sapere, della propria anima, sono benvenuti a Civita e di Civita dovranno essere parte fondamentale di questa sua crescita culturale. Quindi benvenuti a tutti i nuovi cittadini culturali di Civita, benvenuti a tutti nel paese che non muore, ma nel paese che vuole vivere. Grazie mille. Grazie a voi.